Per il Magna Grecia Teatro Festival 2011 incontriamo oggi il suo direttore artistico Giorgio Albertazzi. Maestro, partiamo da lontano se ce lo consente. Quali emozioni è in grado di suscitare lei che ha calcato le scene in ogni dove, organizzare, recitare in questi spazi dove da Reggio Calabria a Sibari, da Vibo a Roccelletta di Borgia si faceva teatro fin dall'antichità? Intanto io non ci recito purtroppo. E questo è un ordinamento che hanno fatto forse per qualche furbastro che andava recitando, faceva tutto. Quindi è una disposizione per difetto che bisognerà abolire. Quando sono andato a dirigere il Teatro di Roma, la prima cosa che Veltroni mi ha detto, tu reciti naturalmente, perché ora si dà, basta voltarsi indietro un attimo e andare a vedere Cosenza l'altra sera, hanno fatto a botte per vedere lo spettacolo, Alto Monte lo stesso. Spero che succeda qui ugualmente al festival. L'emozione dei luoghi antichi l'ho provato a Segesta, dove ho fatto due volte la notte meravigliosa di Segesta aspettando l'alba, a Taormina, a Ostia Antica, l'ho fatto tutti i teatri. Erode Attico ad Atene, sono tutti questi sono teatri così. Beh, le pietre respirano, eh? Le pietre respirano, sì, certo. E parlano, ecco. Quindi in qualche modo dipende da come le sai ascoltare. Questi siti li ho visti quasi tutti, sono luoghi, alcuni sono luoghi molto belli, proprio molto belli, molto suggestivi. Bisogna cercare di non invaderli troppo con aggeggi, oggettistica o scenografie fasulle, capito? Lasciarli come sono. Sobrie. Certamente sì, la persona là dentro, senza nemmeno tanti movimenti, perché queste mosse del teatro, adesso facciamo un po' di mosse, il spettacolo inaugurale sono degli attori che sono in un certo senso fermi, con della musica, credo è un pezzo dell'Eneide, insomma. Via. Sì, lei si riferisce a Croton, Locroi e la barca di Enea. Sì, questo è un titolo che è rimasto così galleggiante perché in realtà è l'Eneide, un pezzo dell'Eneide che abbiamo adattato, insomma, perché il segno, il mio segno nel festival era un sogno che ho da almeno da 20 anni, cioè di rappresentare l'Eneide. E siccome la Magna Grecia nasce da lì, dall'incontro dei fuggiaschi, dei vinti troiani che portano i loro penati agli italici, dall'incontro fra italioti e italici nasce la Magna Grecia e nasce la cultura occidentale, tutta lì. E volevo fare questa circumnavigazione delle Calabrie con i caicchi, con le barche. E abbiamo provato a farlo, però sono arrivati troppo tardi e... un mese fa, un mese e mezzo fa non ci si fa. Quindi è un incarico che la inorgoglisce, non è affatto scontato. Come ha preso la nomina a direttore di questo festival? Ma l'ho presa come una cosa inevitabile, un destino. Cioè, tutti i festival italiani mi vogliono direttore, quindi non è che è un caso così straordinario. Ecco. Come in ogni città mi danno la cittadinanza e la medaglia. Arriva il sindaco, crack, che mi dà la cittadinanza. Ci si fa l'abitudine. Ma mi mette la targa. Ora qui in Calabria ho già preso 7 targhe, ne devo prendere ancora 4. Arrivo a 11, a 10 mi dovrebbe dare una macchina, però mi dovrebbero dare, perché fuori ai targhi. La raccolta. Senta, questa produzione, questa idea, questo sogno che si realizza, parlo sempre di Croton, Locroi, la barca di Enea, ripropone la storia antichissima delle migrazioni nel Mediterraneo che è quanto mai attuale. Infatti il titolo che volevamo dare all'inizio era Sbarchi, quello era il vero titolo, era Sbarchi, perché ci sono tanti spettacoli all'interno che insomma si riferiscono a questo fatto della migrazione di etnie e di popoli nel Mediterraneo.
il tema praticamente è il Mediterraneo, quindi bisogna capire quando le cose non sono state scelte perché non stavano in questo tema che noi abbiamo comunicato subito. Quali sono state, se ve ne sono state, le maggiori difficoltà ad allestire un cartellone in un lasso di tempo oggettivamente stretto? Le difficoltà sono state quelle normali della sistemazione, delle date, della disponibilità di tutti, incrociare su questi 13 siti archeologici, 21 spettacoli per 66 rappresentazioni, insomma, quindi non è così semplice. Però il cartellone è fatto bene dalla direzione del festival, nel senso che in ogni città ci sono diversi spettacoli, però si incrociano. Quello che interessa sono anche queste produzioni nuove, cioè nuove, ad hoc, fatte certo. Un po' ad hoc, perché secondo me insomma ci sono due modi di gestire un festival. Uno è quello di mettersi seduta dietro una scrivania, farsi dare l'elenco degli spettacoli che ci sono in giro e dici uno, due, tre, questo no, questo sì, questo no, li prendi e li mandi. Che senso ha questo? Questo diventa una macchina distributiva. Quello che caratterizza un festival vero, una rassegna vera, è la produzione. È il tema che ci sia e la produzione. Cos'è che ha fatto grande Spoleto? È Schiffer, è Visconti, sono i balletti americani, sono i poeti che recitano in piazza, è Ginsberg. Non sono tanto gli spoletini. I spoletini guardano e poi c'era una serie che si chiamava Fogli d'album, dove c'erano tutta la gente, anche locali, gli indigeni, che recitano. Noi vogliamo confrontarci, il festival, non dico noi, perché io non so nemmeno se rimango io, penso. Allora, ci confrontiamo con le forze locali, con le proposte locali. Ora c'è tempo, un anno dopo questo, certo. Quindi vedremo un po' quali sono le cose. Però ci sarà un tema l'anno prossimo, molto preciso. Chi sta in questo tema va bene, chi non sta... Non ce lo può anticipare ovviamente. No. Maestro, quali sono le chicche di questo festival di cui va estremamente orgoglioso? Sono diverse, tutte le cose che riguardano tutti i balletti. C'è il Tartuffe, sempre che sono questi balli del Mediterraneo che vengono dall'Africa. Mi interessa, abbiamo privilegiato le musiche, più che sì, anche gli spettacoli di prosa, perché sono abbastanza belli. Le Baccanti, per esempio, è uno spettacolo di qua. Lo spettacolo di Salvo, che è invece Terra di Confine, che è una cosa sui rapporti fra le civiltà nel Mediterraneo che generano i conflitti. Questi sono molto interessanti. Mi sembra che il cartellone sia vario e vario, però tematico. Però tematico, si punta sempre su quello, vedi, tutti sono qua, i noi, cose, gli spettacoli, le location. Sì, insomma, e abbiamo privilegiato una cosa, ci è sembrato che uno degli aspetti più interessanti dei miti del Mediterraneo siano gli elementi femminili, sia proprio la donna. E quindi abbiamo... Sì. Da Cassandra a Antigone, è pieno di donne, Anima Latina, Maria Angela D'Abraccio, la Pozzi che fa Cassandra. Questa è una cosa portante, ecco, è una cosa portante del festival. La donna mito, no? Ancora ce ne sono di cose di donne. Antigone Pietas, se non mi pare si chiami. La donna. Una doverosa divagazione localistica. Albertazzi e la Calabria, un rapporto che si rinnova nel ricordo di due persone che magari non tutti hanno la fortuna di conoscere, Titta Foti e Giuseppe Berto. Sì, è una cosa interessante. C'è anche un'altra cosa che mi sembra... interessante, cioè che il teatro di Altomonte l'ho inaugurato io. Sì, 28 ricordo. Anni fa. Con Mariangela D'Abraccio. Quel teatro in mezzo alle case, che mi piace molto,
28 anni, me l'hanno ricordato l'altra sera, anche lì mi hanno dato una targa, anzi una doppia targa. Targa. E la cittadinanza anche onoraria. La cittadinanza onoraria va bene, quello che è mortale è la presidenza onoraria. Quando ti danno la presidenza onoraria un altro celebre calabrese, un grande chirurgo come Rocco Docimo, diceva che era il terzo stadio. Dopo la disnomia, i piccoli passi, la presidenza onoraria era la fine, no? Senta, ci tengo però ad avere due parole su Foti e Berto. Dunque, Titta Foti di Siderno Marina è stato il mio maestro politico. Io ne avevo già combinate di tutti i colori, in politica e in guerra, diciamo così. Quando ho incontrato ad Ancona, io fuggiasco, per non farmi beccare, poi mi hanno beccato lo stesso. Incontro Titta Foti, che allora era un esponente della FAI, Federazione Anarchica Internazionale, e dirigeva un giornale che si chiamava L'Agitazione, sul quale scrivevo anch'io poi. E lui mi disse, con quella sua voce inimitabile, era un oratore, il più grande oratore che abbia mai sentito, e diceva: tu sei anarchico. Ma veramente, io ho detto precedente ieri, fino a ieri, no, lascia fare, sei anarchico. Aveva ragione lui, anche se io mi considero un anarchico di centro. E, è diventato il mio maestro, un mio grande amico, abbiamo fatto insieme uno spettacolo fallimentare, perché facevo una compagnia anarchica e mettemmo in scena Primo Maggio di Pietro Gori, Pido la Palabra sulla guerra di Spagna, con dei ragazzi volenterosi. I soldi poi li avevamo raggranellati in un modo, no, deve essere troppo lungo raccontarlo, anche se è pittoresco, molto pittoresco. Siamo andati a debuttare a Terni, non c'era nessuno. Già hanno state 8 persone, quindi la compagnia si è formata e sciolta subito dopo. C'erano le Amlire allora, abbiamo distribuito qualche soldo ai ragazzi perché potessero rientrare alle sedi, e l'esperienza teatrale finì. Però Titta è un grande uomo, mi manca, certo, Titta, è chiaro, era un passionale, l'occhio sfavillante che hanno certi meridionali, specialmente calabresi, l'occhio nero folgorante. Invece Berto? Beppe Berto è uno scrittore che ha scritto un capolavoro, perché Il male oscuro è un capolavoro, che ha dato il via poi ad altre pubblicazioni sempre sulla psicanalisi, diciamo così. Ma lui non era proprio uno psicanalista, aveva dei dubbi e delle serie critiche sulla psicanalisi, però ha scritto un libro sulla malattia del secolo, cioè la depressione, che è unico nel suo genere, perché è apparentemente è un romanzo, però è la sua storia, no? Naturalmente. Abbiamo collaborato insieme alla sceneggiatura di un film che ha vinto un premio al Festival di Locarno, Gradiva, da Freud. Beppe era un uomo spiritoso, divertente, a volte malinconico, certo, è vero, però lo considero una perdita grave non avercelo. Però sono rimasto in contatto con sua moglie, sono stato ieri sera a cena con lei, con Manuela. Ricordiamo ai telespettatori interessati che per avere ogni ragguaglio, anche di carattere storico, sui posti, sul calendario, sui singoli spettacoli della rassegna, è attivo il sito internet www.magnagreciateatrofestival.it, digitando Grecia col dittongo latino AE. Torniamo a teatro, anzi al teatro propriamente detto. Noi giornalisti siamo curiosi, qual è il suo autore preferito? Preferito non saprei, non è... ci sono un paio d'autori, due o tre che mi accompagnano sempre, con i quali non ho chiuso i conti, insomma, ecco, e sono certamente Shakespeare, come si fa a chiudere i conti con Shakespeare? Non è possibile. Omero, Borges,
insomma, sono quelli che mi accompagnano, no? Da sempre. Dante, vabbè, Dante proprio. Dante è mio contemporaneo, so io sono nato nell'epoca di Dante, anzi, lui è leggermente più giovane di me. Facciamo un ponte virtuale passato presente. Secondo Aristotele il genere teatrale della tragedia discenderebbe dal dramma satirico. Per questo, secondo lei, il pubblico italiano è molto affezionato a questo genere, considerando il sottile confine tra situazioni tragiche e capacità di saperne sorridere, proprio del nostro popolo? Sì, è vero questo, però bisogna considerare una cosa, che quando nasce il teatro, nasce proprio dall'incontro di quelle etnie di cui abbiamo parlato prima. I greci che arrivano a Sibari, Metaponto, sbarcano nelle Calabrie, dove capita, si incastrano con queste. Qui c'è uno dei cantos di Ezra Pound, è bellissimo a questo proposito. Si incontrano col teatro satirico, col teatro fliascico. Il teatro fliascico viene invece dagli Etruschi, discende dagli Etruschi fino giù verso il Lazio. Quindi c'è i greci che portano il tragico, che si incontrano con questi che trasformano la maschera greca, la tragedia, la commedia, le maschere, a misura, diciamo, d'uomo, la ingrandiscono, la deformano, e quindi le bocche diventano enormi e nascono i plauti, nascono le grandi nasce il grande teatro, diciamo, romano, la Tellana, tutte queste storie. In ogni rappresentazione del passato emerge uno spaccato di fresca attualità. Quali sono, secondo lei, i messaggi positivi che i grandi autori magno-greci possono trasmettere alle società di oggi, migliaia d'anni dopo? Ci sono due aspetti. Uno è superato, ed è quello della bellezza della guerra, la bellezza del combattimento. Questo noi bisogna sfatarlo, ma è già sfatato in un certo senso. Però la bellezza del combattimento è come la bellezza del sangue, c'è poco da fare. Enea, Pio, Enea, sì, ma come lo fanno? Capace di combattere, sfida Achille, Diomede, non so che ti posso dire. Achille trascina per 3 volte il cadavere di Ettore intorno alla città di Troia, ed è imbattibile l'eroe. C'ha un punto debole lì nel tallone ed è lì che Paride lo colpisce. Però questo è un aspetto che abbiamo perduto, che vanamente un movimento, chiamiamolo movimento politico, come il fascismo tentò di reinserire. Se lei guarda le 42, no? Io sono architetto anche, quindi interessa a me questo aspetto, delle 42, che ripropone un tipo di spaziatura, di occupazione dello spazio, che è proprio eroica, che è grandiosa. Cosa dicevano i greci? La bellezza com'è? Grande. È grande, capito? I bronzi di Liace, non so, derivano da lì. Venere non è 1,60 m, capito? È 1,90 m, non so, è 1,80 m. No, ma perché? La statuaria riproduce l'ampiezza del pensare, no? Del volere le cose grandi. E questo oggi, insomma, è relativo. Però quello che ci insegnano è non il rispetto, ma l'ammirazione per la bellezza. La bellezza nasce lì. Il concetto di bellezza che per Dostoevskij salverà il mondo. Poi questa cosa l'ho ripetuta io e dopo di me il Papa, dopo di me però, non è che mi ha copiato, ci sono queste concomitanze, convergenze di pensiero, è la bellezza. La bellezza non è superata. Dov'è la Grecia? Io ho scritto un testo che si chiama Il silenzio delle sirene, che ho messo in scena con la scuola di Palmi, perché io in Calabria ho diretto la scuola di Palmi anche. Siamo andati a una specie di concorso, di festival internazionale delle scuole a Casablanca, e abbiamo
abbiamo vinto, insomma, siamo stati segnalati. Vinto, avremmo vinto, però siccome recitavo anch'io dentro, io non ero un allievo ormai, ti saluto, non sono mai stato allievo. È nato maestro. Non so se sono nato maestro, ma allievo non sono mai stato, se non di Titta Foti, ma lì non era il teatro, insomma, era la vita. E siamo andati a Casablanca, quindi vedi che io ho precedenti con la Calabria. Palmi è una cosa, era importante, quella scuola, è durata 2 anni, mi pare. Senza doversi sostituire ad alcuno, tantomeno istituzioni politiche e quant'altro, qual è il consiglio, la proposta, direi, firmata, griffata Albertazzi, affinché questo tesoro inestimabile calabrese, archeologia, beni paesaggistici, culturali, venga sfruttato appieno 12 mesi all'anno, oltre il mese di teatro festival? Intanto bisogna farlo fiorire davvero durante il mese teatro festival, cosa che ancora, come intendo io, non è accaduta. La Calabria è una terra aspra, con una sua dolcezza. Unica. È unica, sì. È stretta dentro il Mediterraneo, fra lo Ionio e il Tirreno. Bisogna pensare di, non è tanto farne conoscere lo spirito nel mondo, e per fare questo il teatro è un mezzo straordinario di trasmissione di valori, capito? E quindi allora cosa si fa? Si fanno cose soltanto che hanno un sapore calabrese? Quella è importante, però sì, anche la cucina è importante calabrese, eh? Ieri sera ho mangiato delle cose stupende, per esempio. Certo, l'aglio no, perché l'aglio no. Però la Calabria... la cipolla. Ma poi la cipolla, vabbè, appunto, quella è il massimo, no? La cipolla è talmente buona che quasi quasi uno gli viene voglia di mettere il caffè latte. Questo è il fatto, ma sì, i modi. Dunque, tutte le volte che uno vuol far conoscere la propria famiglia nel mondo, bisogna evitare le liti interne fra i familiari, se no tutto si ferma lì. Certo, si brucia. Bracci di ferro, braccini di ferro, offese reciproche, le liti di famiglia. Le liti di famiglia vanno abolite, bisogna volere tutti la stessa cosa, rifarsi al merito e non alle raccomandazioni. Questo è il dato più difficile in Italia, perché la vita italiana, il tessuto della vita politica e sociale italiana è retto dalle famiglie e dai rapporti familiari, il cugino del nipote, della zia, il parente del coso. Ora, questo non è sempre sbagliato. C'è un mio amico fiorentino che ha adottato un bambino che adesso ha 6 anni e mezzo, 7. Questo bambino mostra alla sua età delle qualità di danzatore. Allora lui si rivolge a me e dice: cosa posso fare? È chiaro che io mi rivolgo ai miei amici di danza, questo è giusto farlo, perché sì, dove lo mando? Però il talento c'è. Però c'è un talento lì, dentro c'è un talento, cosa che non accade spesso. Uno che fa un po' il buono e il cattivo nella politica italiana, uno di quei che sembra che stiano in seconda linea, però sono quelli poi che più pericolosi. Raccomanda della gente sempre di una mediocrità impressionante. Io gliel'ho detto, ma una volta uno che abbia del talento, lo puoi portare come esempio, no? Beh, non siamo mica degli uffici di collocamento noi. E dice: poveraccio, quello non lavora, beh, fammo lavorare. Va. Che c'entra questo teatro con l'arte, con l'espressione artistica? Non c'entra niente. Ci penseranno altri, non dico che non vada, però noi vogliamo ben altro. Vogliamo scoprire, dobbiamo scoprire il talento, la genialità. Io adesso ho fondato una scuola che è una scuola di dissuasione teatrale. Dissuado, non fatelo il teatro.
quelli che resistono hanno qualcosa in più. È una scuola per geni. Senta, siamo in conclusione. Una battuta sulle compagnie calabresi. Per loro è più facile o più difficile esportare, quindi produrre questo modello culturale? No, è come per tutti gli altri. Io ho notato che c'è, secondo me, c'è una grande vivacità in Calabria di compagnie giovani. Intanto sono tante, ma sono anche vivaci. Per esempio, nel primo spettacolo lì ci sono tre attori calabresi molto bravi. Una ragazza è proprio un talento, ecco, che mi sono contento che lavori con noi. E anche gli altri due sono bravissimi. L'ultima domanda? Questo che accade, questa è interessante la domanda, perché quello che succede qua in Calabria con i gruppi, eccetera, non succede soltanto qua. C'è in questo momento una situazione che sembra, dati i tagli, le cose, eccetera, ma tutte cose, non è lì il punto. Non è lì. C'è un fermento di innovazione molto forte che viene soprattutto dai giovani. E sono scontenti di quello che accade. Non vogliono immettersi nell'esistente. Vogliono cambiare l'esistente. Esattamente. E hanno ragione. Perché l'esistente è standard, è stereotipato, è noioso. Quindi al lato del teatro che si fa, il teatro da stabili così definito, non che tutti gli stabili siano così negativi, che spende un sacco di denaro. Questa è una notizia interessante. Tutto il festival nostro, insomma, io lo dico nostro, sì. Ma calabrese, l'ho detto prima, sono 21 spettacoli, 66 rappresentazioni, vabbè, l'ho detto, no? In 13 siti, okay. Costa la metà circa di uno spettacolo recente prodotto a Napoli, che fra l'altro è pure brutto, ma quello vabbè, la metà di uno spettacolo. Questi che sono 66 rappresentazioni, sono 21 spettacoli. È possibile questa sperequazione? Per concludere, poi mi dirà se Dulcis in fundo o in cauda venenum, le polemiche sulla sua designazione a direttore artistico l'hanno più amareggiata o divertita? Nessuna delle due, me ne frego.